Un minuto con Padre Pio. Ci troviamo dinanzi al santuario di San Pio da Pietrelcina. Oggi è una giornata di festa, oggi è una giornata molto importante per tutti i figli spirituali di Padre Pio, per tutto il popolo che ama Padre Pio da Pietrelcina, Padre Pio santo, canonizzato. E oggi voglio raccontarvi la storia di Daniela e Bruno. Daniela ci scrive da Verona per condividere la sua esperienza, sperando di poter portare consolazione e testimonianza della vicinanza di Padre Pio a quanti sono in disperazione. Ecco, proprio in questa giornata, cari amici, bisogna insistere, perché oggi è un giorno importante per la storia di Padre Pio da Pietrelcina, che in quell'anno, nel 2002, veniva innalzato agli onori degli altari. E allora anche oggi, attraverso proprio l'intercessione di Padre Pio e di Maria, ecco, strappare una grazia a Dio. Maggio 2022, a Bruno vengono diagnosticati due gravi mali, uno al rene e l'altro alla vescica. Dopo l'asportazione del rene, gli viene comunicato che il tumore alla vescica è particolarmente aggressivo e potrebbe richiedere un'ulteriore asportazione, quindi la ricostruzione della vescica. Daniela e Bruno sono caduti nello sconforto, ma Daniela ha deciso di affidarsi proprio all'intercessione di Padre Pio, confidare in Dio attraverso Padre Pio da Pietrelcina. Fin da piccola era stata qui a San Giovanni Rotondo, ha iniziato a recitare ogni giorno le preghiere del santuario che la mamma aveva comprato per lei e che lei continuava ogni giorno a recitare con un piccolo libricino di preghiere. Ha notato con stupore come le date importanti della vita di Padre Pio spesso coincidevano con gli interventi e gli esami di Bruno. Infatti Bruno, che viene operato al rene il 9 agosto, il giorno prima l'ordinazione sacerdotale di Padre Pio, il 23 settembre, il giorno in cui viene effettuato il secondo intervento alla vescica, la data della morte di Padre Pio. Daniela si sente sollevata, lei racconta: sapevo che l'amato frate non ci avrebbe abbandonato e così è stato. Con stupore dell'urologo la situazione alla vescica era migliorata al punto di escludere la ricostruzione, quell'intervento. Nonostante questa buona notizia, novembre dello stesso anno Bruno viene colpito da un altro duro colpo, un secondario renale in testa. L'intervento il 22 dicembre, che è andato bene, ma la paura, l'angoscia non li hanno mai abbandonati. Daniela ha continuato a pregare nonostante i momenti di sconforto, cercando segni della presenza di Padre Pio. E questi segni non sono mancati. Il 13 marzo, dopo un altro intervento alla vescica e vari esami, una TAC rivela una macchia di 5 cm che sembra confermare il ritorno del male. Daniela e Bruno si rivolgono a un nuovo urologo di Peschiera del Garda, un medico di origini pugliesi, le racconta comprensivo e competente. Uscendo dall'ambulatorio, Daniela trova una cappella con una vetrata tutta dedicata a Padre Pio. Sentiva che erano nel posto giusto e che tutto si sarebbe risolto. La conferma così arriva quando il medico chiarisce che la macchia è solo una forte infiammazione. Allora Daniela racconta: la vescica non è stata intaccata, verrà fissato un altro controllo il 28 luglio, giorno in cui Padre Pio si stabilisce a San Giovanni Rotondo. Un giorno, uscendo di casa, Daniela e Bruno sentono questo forte profumo di gelsomino, un segno da parte di Padre Pio, poiché non ci sono piante nella loro zona. I controlli continuano a mostrare miglioramenti e quel giorno la conferma che nella vescica c'è soltanto un minuscolo puntino. Settembre dello stesso anno Daniela e Bruno vengono qui a San Giovanni Rotondo. Appena entrato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, Bruno, che è spesso restio a mostrare emozioni, scoppia in lacrime come un bambino. Proprio lui che mai ha mai pianto, perché dice: gli uomini non piangono, racconta Daniela, senza riuscire più a fermarsi. Daniela continua a pregare, trovando conforto nei segni della presenza di Padre Pio, con una rivista, La Voce di Padre Pio, dove c'è una frase: Gesù apporti al tuo cuore quella pace tanto da te desiderata, la tua stella rifulga sempre di nuova luce al tuo intelletto. E così, ecco la risposta da Padre Pio, di stare tranquilla. Riprendono i controlli, TAC Total Body, effettuate il 2 maggio, giorno della beatificazione di Padre Pio, risonanza magnetica, 16 maggio, giorno della prima pietra della Casa Sollievo, e poi 25 maggio, il compleanno di Padre Pio, consegna di un importante esame della vescica. Ora, dice, stiamo aspettando altri controlli.
tra il 10 e il 17 giugno, con la speranza che il nostro protettore non ci abbandoni mai. 16 giugno, l'anniversario della proclamazione della canonizzazione, ecco, l'anniversario della canonizzazione di Padre Pio. E lei racconta: sono convinta che ci sarà vicino. Allora grazie Daniela che ci dai anche la forza di continuare a confidare in Dio, chiedere una mano al nostro intercessore Padre Pio e soprattutto non perdere mai la speranza. Grazie.